La Roma ha vinto, il Pisa però non ha deluso. È stata una gran bella partita giocata con determinazione da entrambe le formazioni che per tutti i 90 minuti di gioco si sono affrontate con grande agonismo. Forse il Pisa ha sofferto all'inizio di un certo timore nei riguardi dei giallorossi, apparsi meglio disposti a centrocampo e più decisi in fase offensiva. Ed è proprio in questa maggiore pressione degli ospiti che arriva il primo gol. Proasca serve sulla destra, riceve Chierico che crossa al centro, Falcao si alza di testa e con un intervento stupendo non perdona Mannini, che niente può fare su una palla così veloce e precisa. È il 13° minuto. Il Pisa si sveglia, aggredisce gli avversari che in più di una occasione sono costretti a difendersi nella loro area. Attorno alla mezz'ora i nerazzurri si fanno pericolosi, prima con Casale, ma il suo sinistro allunga la palla oltre lo specchio della rete difesa da Tancredi. Poi Sorbi serve Berggren, che però si fa anticipare da Maldera. Risponde la Roma, che al 42esimo ha ancora un'occasione propizia, Maldera per Iorio, niente di fatto però. 12° della ripresa, Occhipinti viene atterrato al limite dell'area di rigore, il fallo per l'arbitro è stato commesso fuori e decreta la punizione e non il penalty come richiesto dai pisani. 3 minuti dopo il raddoppio della Roma, calcio di punizione, Conti appoggia per Di Bartolomei che insacca, 2-0. La Roma col raddoppio pensa che sia cosa fatta. Non il Pisa però, che al 64esimo manda in rete Berggren. In 4 minuti i giallorossi passano dalla grande gioia ai ricordi di Ovintini timori, ma i nerazzurri non sono i campioni d'Italia e la Roma, pur soffrendo, vedete come si agita Lidl, la Roma riesce a controllare e a sfiorare addirittura il gol con Conti e subito dopo con questo tiro di Falcao. È stato un bellissimo incontro, molto deciso, abbiamo trovato un Pisa molto veloce e molto mai rassegnata. A questo punto mantengono i 3 punti di distacco da questa Juve che ha vinto oggi 4-1, ancora Platini, eroe della giornata, mi sembra che il discorso non è cambiato, almeno superato questa prova dal Pisa che era durissima e difficilissima. Sì, noi dobbiamo pensare non alla Juve, solo a noi stessi, ogni partita, come hanno fatto oggi ragazzi. Una partita difficile, molto combattuta mi è sembrata questa del Pisa contro la Roma. Qual è il suo giudizio, Berggren? So che parla un buon italiano. Sì, ma all'inizio partita noi abbiamo un grande problema contro Roma, ma in secondo tempo noi abbiamo giocato bene. Io, secondo me, un punto per noi oggi è stato bene.